che non puoi fare mai. Amici di Sibari TV, ben ritrovati. In questo momento ci troviamo alla fiera di Natale e in uno stand un po' particolare, perché ce ne facciamo parlare un po' meglio dalla presidente Carmela Gaccione, presidente della Unitalsi, sede di Corigliano. Carissima, come stai? Buonasera, grazie, bene, ci fa piacere. L'Unitalsi, per chi ancora non lo sapesse, appunto, di cosa si occupa? L'Unitalsi ormai sono 13 anni che è nel nostro, sul territorio di Corigliano, quindi abbraccia tutta la diocesi Rossano-Cariati, e noi ci occupiamo degli ammalati e in particolar modo dei diversabili. Abbiamo parecchie iniziative perché... Ne parliamo tra un po'. Tu, Carmela Gaccione, presidente Unitalsi, sede di Corigliano, la rappresenti da parecchi anni. Io ti ho conosciuto con l'Unitalsi. È vero. Quindi è vero. Umanamente ti sei dedicata una vita. Sì, giusto, una vita. Mia figlia era piccolissima, adesso è sposata. Sei nonna. Sì, sono nonna. Parliamo dell'Unitalsi. Dicembre è un mese intenso con le festività natalizie. Anche l'Unitalsi ha un calendario, ha un programma per queste prossime festività. Ecco, l'evento che vuoi far sapere un po' ai nostri navigatori di Sibari TV, qual è l'evento dell'Unitalsi del mese di dicembre più importante, o quasi tutti importanti sono? Sì, per noi gli eventi sono tutti importanti. Quello più importante, a parte questo, insomma, che per noi è stato davvero la prima volta che abbiamo fatto la fiera, per cui devo veramente ringraziare le mie volontarie che sono splendide, perché tutte le sere alle 11:30, mezzanotte, per fare questi lavori. E questo perché? Perché noi nel mese di marzo, inizio aprile, avremo la GRG Salvatò, praticamente la giornata regionale dei giovani, per cui tutti i giovani unitalsiani della regione Calabria saranno ospitati nella nostra città. Quindi è un evento importantissimo che l'Unitalsi, la sede di Corigliano, si sta già occupando da questo momento. Sì, Salvatò, perché avremo un 300-400 giovani, per cui... Per la città. Sì, per la città. Di Corigliano. Di Corigliano. Quindi appunto, poi ne parleremo più avanti magari. Ecco, siete in fiera, alla fiera di Natale, qui a Corigliano, avete esposto degli oggettini che avete preparato voi con i vostri soci e con il vostro gruppo abbastanza nutrito. Ecco, qual è la richiesta in questo momento che l'Unitalsi può fare ai nostri navigatori che ci stanno guardando? Qual è una richiesta che vi può servire urgentemente? Allora, intanto è di cercare di aiutarci a vendere i prodotti, perché abbiamo bisogno purtroppo di soldi, perché ripeto, è un avvenimento molto grosso. E poi la cosa di cui ha bisogno l'Unitalsi è di avere un autista, Salvatò. Noi abbiamo bisogno di almeno due autisti, perché come tu sai noi svolgiamo un progetto che ormai saranno 10 anni qui nella nostra sede, e abbiamo sempre, diciamo così, il pensiero, l'ansia, il cruccio di trovare chi ci va a prendere e chi ci porta questi ragazzi. Quindi, Presidente, approfittiamo delle telecamere di Sibari TV dicendo appunto che in questo momento la sede di Corigliano Unitalsi ha urgentemente bisogno di due autisti. Quindi chi volesse appunto collaborare con la sede di Corigliano può farlo direttamente nel proprio ufficio, appunto, per avere più informazioni al riguardo. Naturalmente mi dice qualcuno dall'altra parte che l'impegno deve essere appunto un volontariato. Sì, Salvatò, tu sai benissimo che noi sopravviviamo. Magari, ecco, c'è qualcuno interessato in questo momento che sta guardando il nostro video, quindi magari si può anche proiettare a dare una collaborazione gratuita. Specificare che non c'è bisogno della patente C, perché anche noi donne, quindi con la patente... Anche una donna? Sì, però deve essere brava, perché è un pulmino che abbiamo comprato veramente con sudore stendi. Immagino. Cos'altro vogliamo aggiungere, Presidente? E dunque aggiungiamo che ieri abbiamo fatto una giornata anche molto importante, c'è stata la giornata nazionale dell'adesione, quindi abbiamo avuto 28 iscritti nuovi. Ah, quindi voglio dire, ne è valsa la pena. Sì, e poi bisogna vedere, e nella speranza che questi non rimangano iscritti sulla carta, ma che ci diano un aiuto pratico, perché ripeto, abbiamo questi 18 ragazzi che lavoriamo 2 volte a settimana con loro, quindi avere un cambio di persone ci sarebbe veramente utile.
Stiamo per aprire un gruppo a Rossano. Bene, una cosa quindi... che mi fa molto piacere, perché dopo 13 anni finalmente, ecco, c'è un sacerdote, Don Vittorio, che ha aperto il suo cuore all'Unitalsi, per cui speriamo che si apra, si consolidi questo gruppo a Rossano. Quindi si prospetta un 2012 ricco, intenso di appuntamenti con la sede Unitalsi, che la rappresenta la nostra presidentessa Carmela Gaccione, la sede di Corigliano dell'Unitalsi in via Matteotti. Sì, Giacomo Matteotti. In via Giacomo Matteotti. Bene, e allora amici di Sibari TV, ricordiamo ancora questo evento di Natale, o meglio per la Befana, voi ogni anno fate una manifestazione. Sì, ti ricordo. Ho partecipato. Certo, tu sei sempre stato molto disponibile. Quindi, ti ringraziamo. Ricordiamo molto. Prima dell'evento più importante, che è la GRG, la giornata regionale dei giovani, che sarà nel marzo 2012. Ricordiamo invece adesso ai nostri navigatori l'evento del giorno della Befana. Cosa state preparando? Dunque, per la Befana noi prepariamo intanto la messa, perché tu sai che la nostra è un'associazione cattolica, per cui quindi la messa, e poi offriamo sempre il pranzo a tutti i ragazzi, e non solo, ma anche i regali, quindi viene proprio la Befana, viene la Befana a portare i doni ai nostri ragazzi, quindi passiamo tutta la giornata con loro, praticamente come tutte le feste, noi le passiamo. Quindi sempre. Chiuderete quest'anno in maniera un po' particolare come sempre. E allora salutiamo i nostri amici di Sibari TV con la presidente della sede di Corigliano Unitalsi, Carmela Gaccione, grazie ancora, buon lavoro in questo stand coloratissimo per le... C'è anche un nuovo barriere. Ah, ecco, questo è il futuro. Con la... Bene. Noi vi salutiamo con la sede di Unitalsi di Corigliano. Amici di Sibari TV, alla prossima. Salutiamo pure. Grazie, Presidente.